Peppino Polidori, Ortona deve ancora scegliere la sua vocazione in un territorio fragile che ancora riesce a saldare la vocazione dell'agricoltura di eccellenza con i suoi prodotti di qualità e il porto che è la naturale apertura verso il luogo di scambio. Sì, le sue osservazioni sono giustissime, purtroppo si sta ancora perdendo tempo. Adesso è arrivato il momento delle scelte decisive. Il porto purtroppo è bloccato, non si riesce a dragarlo. Ogni volta sorge un problema. A dire la verità, questa serie di problemi che sono venuti alla luce ultimamente, ma già erano presenti da tempo, noi li abbiamo denunciati, ma purtroppo c'è la inefficienza e l'incapacità dell'odierna amministrazione a far fronte a questi problemi. Per quanto riguarda l'agricoltura, è vero, l'agricoltura è il fiore all'occhiello di Ortona, nonché è il fulcro dell'economia ortonese. Tuttavia, c'è anche sull'agricoltura c'è una disattenzione da parte sia dell'amministrazione che, devo dire, anche degli organi regionali e di questo ne risente l'intero settore. Che va avanti solo grazie all'impegno dei vari agricoltori e delle cantine sociali e private che comunque, nonostante queste inefficienze, riescono con grande sforzo e grande impegno ad andare avanti. E infine il turismo, anche questo che deve essere rivalutato e deve essere preso in considerazione, devo dire, da tutti gli organi preposti, viene trascurato e viene lasciato alle capacità e al sacrificio dei vari operatori che ogni anno si trovano di fronte una spiaggia abbandonata, sempre piena di rifiuti, e grazie al loro impegno che si riesce ad aprire questa campagna, diciamo, turistica annuale, ma c'è bisogno di questo slancio che manca e questo stiamo aspettando. E il mio compito è quello di sollecitare, del resto io sono nell'opposizione, di sollecitare questi interventi che purtroppo latitano. Stimolare una riflessione anche durante la stagione estiva che un po' sopisce tutte le polemiche e rinvia poi a settembre bilanci e attività che invece non possono essere ritardate. Questo è vero, anche perché per noi la stagione estiva è una stagione importantissima sotto l'aspetto economico, non solo per l'aspetto del turismo, e Ortona dovrebbe tornare ad essere la perla d'Abruzzo, quello che è sempre stato, e in estate occorre che Ortona venga rilanciata, ma anche per quanto riguarda l'agricoltura, come dicevo, la stagione estiva è quella della raccolta. E certo, noi non andremo in ferie, questo è certo, anzi cominceremo una battaglia ancora più decisiva e, come dire, speriamo anche efficace per far sì che queste istituzioni si sveglino e far sì che si cambi passo e si cominci a correre e non più a riflettere, a stare fermi.